Con la nuova normativa e quindi con l'unificazione dei due esperimenti d'asta, con incanto e senza incanto in un unico esperimento d'asta, il prezzo base e l'offerta minima sono né più né meno che l'abbattimento uno dell'altro del 25%. Per la partecipazione all'esperimento d'asta è consigliabile quindi, ed è indicato anche nell'avviso d'asta, che l'offerta minima deve essere necessariamente il prezzo più basso, il valore più basso espresso nell'ordinanza. Da lì si partirà per l'offerta, anche perché in assenza di altri competitori, se noi riusciremo a fare un'offerta con l'offerta minima, quindi col prezzo minimo, risulteremo aggiudicatari.